Ciao, sono Fabio Partemi, il fondatore di Faluna, l'oasi in cui l'arte respira. L'arte non è innocua, fare arte è fare politica, nel senso che attraverso di essa prendiamo parte alla vita pubblica e la influenziamo. Infatti i miei video non sono lezioni di storia dell'arte, ma discorsi sul quotidiano mediati dalle opere, siano esse musicali, scultoree, pittoriche, cinematografiche, fotografiche, teatrali, eccetera. Sono spunti. Se vorrai approfondire il tema di questo video, qui sotto troverai il link al blog del mio sito www.faluna.it. Beh, ma qual è il tema di questo video? Il romanticismo. Per parlarne potrei descrivere con dovizia di particolare il viandante sul mare di nebbia, oppure la tempesta che sorprese Annibale nel passaggio delle Alpi, o la zattera della Medusa, la Sinfonia Fantastica, oppure Wagner. Preferisco però tralasciare gli aspetti tecnici per focalizzare la mia attenzione sull'impalcatura di pensiero che sorregge tutte queste opere, in modo da ricavarne illuminazioni utili. A proposito di illuminazioni, il romanticismo nacque come risposta a quell'overdose di razionalità che fu l'illuminismo. E io trovo grandi analogie tra quel periodo storico di transizione e quello che stiamo vivendo noi oggi. Anche allora la fede nel progresso scientifico portò alla scomparsa del sacro e di Dio. Anche allora gli uomini si credettero i padroni assoluti della natura. Anche allora una rivoluzione nata con le migliori intenzioni sfociò in una brutale dittatura. Oggi, secondo me, urge un cambiamento di paradigma che passa dal recupero dell'estetica romantica, l'irrazionale e la fede, l'anti-accademismo e l'aspirazione verso l'infinito, le ali e le radici. L'essere umano è minuscolo di fronte all'immensità della natura. Esiste una distanza enorme tra la finitezza umana e l'infinito della vita. E questa distanza può essere fonte di terrore e smarrimento. Senza quel monaco, il dipinto potrebbe apparire uguale. Ma al contempo egli è di fondamentale importanza nell'economia dell'opera, perché è l'unico elemento verticale di una rappresentazione giocata quasi interamente sulle linee orizzontali. Come a dire che solo attraverso quel sentimento di cui parlavamo prima e l'aspirazione all'infinito, l'essere umano può trascendere i limiti del proprio essere nel mondo. Uso spesso l'immagine del bivio come metafora della scelta. La via del progetto Faluna richiede il coraggio di essere individui e di colorare il mondo con la propria personale tonalità. Richiede di valorizzare le proprie esperienze di vita, quelle che rendono originale ognuno di noi. L'originalità tanto amata dagli artisti romantici. Il coraggio di ammettere come facente parte dell'esistente anche il brutto, il dissonante, la morte, l'ombra. Questa via richiede anche il coraggio di rifiutare quelle regole atte a sminuire l'intelligenza e la vita. Usiamo il potere dell'immaginazione, perché solo immaginando risposte nuove alle domande consuete possiamo creare un futuro nuovo. Facciamo anima, così come descritto da John Keats. Esploriamo il nostro universo interiore per conoscerci, crescere e migliorare le nostre relazioni interpersonali. Per fare tutto questo usiamo l'arte a 360 gradi. Questo è il manifesto di Faluna. Cosa ne pensi? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, metti like e iscriviti al canale. Stay tuned!